La pace non aveva una casa nella terra dove il principe della pace è nato, ma piuttosto muri foderati di odio viscerale da entrambi i lati. E allora, per un memorabile momento, nel tardo pomeriggio di domenica scorsa, il Papa le ha prestato casa sua, un luogo sereno e rasserenante, dove riscoprirsi più semplice e vicina di quanto politica e diplomazia solitamente la facciano, di quanto violenza e disprezzo altrui ogni giorno la logorino. Nella pace della casa di Papa Francesco, la pace si è sentita invocare all'unisono Shalom e Salam, quando prima il presidente israeliano Shimon Peres e poi quello palestinese Mahmoud Abbas si sono incontrati e stretti amichevolmente la mano nella residenza di Santa Marta in Vaticano, alla presenza del patriarca ortodosso ecumenico Bartolomeo I, per poi spostarsi assieme su un piccolo bus come amici di vecchia data, un'immagine destinata a restare, e raggiungere lo scorcio dei Giardini Vaticani preparato per l'invocazione per la pace. Qui, in uno splendido triangolo verde dove la linea degli sguardi convergeva naturalmente sui protagonisti, si è levata una lunga preghiera modulata sulle parole, sui suoni della Torah e del Corano, del Nuovo Testamento. Vi ringrazio dal profondo del cuore per aver accettato il mio invito a venire qui per invocare insieme da Dio il dono della pace. Spero che questo incontro sia un cammino alla ricerca di ciò che unisce per superare ciò che divide. Il momento vissuto in Vaticano, grazie all'intuizione di Papa Francesco, è stata una visione di pace realizzata. Visione che, sottolinea il fondatore della Comunità di Sant'Egidio, lo storico Andrea Riccardi, è figlia del sogno che ispirò Papa Wojtyła a invitare ad Assisi nel 1986 le religioni del mondo. Questo è lo spirito di Assisi che è arrivato non in Vaticano, ma che è arrivato in Terra Santa. Come diceva Giovanni Paolo II, pregare gli uni accanto agli altri, non gli uni contro gli altri. È la chiave interpretativa di questo evento che ha unito due presidenti. Qualcuno ha criticato e dice: ma perché i presidenti? Perché i presidenti rappresentano i popoli che cercano la pace. Quando sale al podio, il presidente Peres riconosce che israeliani e palestinesi desiderano ancora ardentemente la pace, una pace, dice, fra uguali. Gli fa eco il presidente Abbas, che chiede a Dio che la Palestina e Gerusalemme siano in particolare una terra sicura per tutti i credenti. Intenzioni che Papa Francesco fa sue. Signore, prega, disarma la lingua e le mani e fa che la parola che ci fa incontrare sia sempre fratello. Per fare la pace ci vuole coraggio, molto di più che per fare la guerra. Ci vuole coraggio per dire sì all'incontro e no allo scontro, sì al dialogo e no alla violenza, sì al negoziato e no alle ostilità, sì al rispetto dei patti e no alle provocazioni, sì alla sincerità e no alla doppiezza. Per tutto questo ci vuole coraggio, grande forza di animo. Il presidente palestinese era contento, ma Peres era commosso. È un uomo che vede tutta una vita che comincia dall'umiliazione degli ebrei durante la guerra mondiale, passa attraverso le guerre. Erano commossi tutti e due. Questo è stato un grande gesto, come un gesto l'ulivo, ma io direi essere insieme, perché mi permetta, se si prega insieme, se si sta insieme nei Giardini Vaticani, si può vivere insieme sulla propria terra.